Buongiorno, sono Concetta La Rocca ed ho il graditissimo compito di introdurre al Dipartimento di Scienze della Formazione, che sarà presentato dai colleghi docenti che interverranno progressivamente. Cedo subito la parola al direttore del Dipartimento, professor Massimiliano Fiorucci. Buongiorno, sono Massimiliano Fiorucci, attualmente direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione. Sono molto contento di essere qui oggi con voi per presentare il nostro Dipartimento. Le giornate dell'orientamento sono giornate importanti perché preludono a una scelta, la scelta degli studi universitari, che sono gli anni più importanti della vita delle persone che hanno la fortuna di poter compiere questo percorso. Sono anni importanti che vanno vissuti pienamente e che vanno, come dire, che influenzeranno anche la nostra vita futura, seguendo i nostri interessi, le nostre attitudini, i nostri desideri, i nostri progetti. Il nostro dipartimento, come dire, deriva da una lunga storia. Eredita la tradizione della facoltà di magistero fondata nel 1934, ovviamente oggi propone dei percorsi formativi di studio e di ricerca, come dire, rinnovati rispetto al passato, ma senza dimenticare, diciamo, queste radici rivisitate e ripensate nei confronti di una società che nel frattempo è profondamente cambiata e che oggi, come dire, è caratterizzata da forti processi, dall'innovazione tecnologica che, come abbiamo visto, anche oggi ci aiuta a stare insieme nonostante tutto, nonostante le difficoltà. Avremmo voluto essere in presenza, ma speriamo di poterlo essere presto. Le migrazioni, i cambiamenti sociali che stanno modificando la nostra società. Il nostro dipartimento offre una serie di percorsi formativi orientati alle professioni educative e sociali, all'insegnamento, all'educazione formale, non formale e informale, e lo fa attraverso una serie articolata di percorsi di studio che vi saranno presentati a breve dai coordinatori o dai loro delegati. In questi anni abbiamo avuto un importante riconoscimento delle professioni educative nel 2017 attraverso il decreto legislativo 65 che ha introdotto richiede la laurea per lavorare nei servizi educativi per l'infanzia, la laurea L19 nelle scienze dell'educazione. Abbiamo avuto la legge Iori che riconosce la figura professionale dell'educatore, professionale socio-pedagogico e del pedagogista, quindi, come dire, un'attenzione ai temi educativi importante. E i nostri percorsi di studio, appunto, lo fanno tenendo insieme le discipline e i saperi pedagogici al loro interno articolati in discipline pedagogiche, didattiche, dell'orientamento e valutative, attraverso le discipline sociologiche, psicologiche, filosofiche, storiche, antropologiche, cioè quell'ampio e variegato e complesso mondo delle scienze dell'educazione e della formazione. Chiaramente il tutto, come dire, arricchito anche da una formazione sia interdisciplinare sia trasversale, che riguarda le competenze, l'alfabetizzazione informatica e le competenze linguistiche. E quindi i nostri percorsi mirano alla formazione di insegnanti nella scuola dell'infanzia e primaria, educatori di nido, educatori sociali, formatori, assistenti sociali, sociologi e così via. Quindi è una scelta che ha a che fare direttamente con la società, con l'educazione e con i cambiamenti che in essa si possono introdurre, secondo un modello, come dire, nella nostra visione di costruzione di una società democratica, coesa e solidale. Ecco, un grandissimo pedagogista, educatore del Novecento, brasiliano, che si chiamava Paulo Freire, ci diceva una cosa molto importante: l'educazione non cambia il mondo, l'educazione cambia le persone. Le persone cambiano il mondo. Ecco, se volete essere attori del cambiamento, potete scegliere uno dei nostri percorsi di studio. E quindi buona scelta, buona giornata e buon lavoro.
Professoressa La Rocca, credo abbia l'audio ancora disattivo. Devi attivare l'audio. Grazie al professor Massimiliano Fiorucci, direttore del nostro dipartimento. Adesso ascolteremo la presentazione di scienze del corso magistrale a ciclo unico di scienze della formazione primaria, presentato dal professor Fabio Bocci, che ne è il coordinatore. Allora, un caro saluto a tutte e a tutti, benvenuti con grandissimo piacere anche da parte mia in qualità di coordinatore del corso di laurea in scienze della formazione primaria. Vi do il saluto di tutto il collegio dei docenti, le tutor, del tirocinio, della segreteria didattica che in questo momento peraltro è attiva per rispondere anche alle vostre domande. Vado velocemente a presentare un po' quelle che sono le caratteristiche del nostro corso di laurea, ricordando che si tratta di un corso di laurea abilitante e pertanto al termine del percorso quinquennale gli studenti laureati sono abilitati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, cioè acquisiscono quel requisito minimo per poter accedere, anzi indispensabile, per poter poi accedere al concorso per il ruolo. Questo però, come vediamo dai dati di Alma Laurea, come dire, non preclude il fatto di in qualche modo iniziare immediatamente a lavorare. Infatti noi abbiamo dei tassi di occupazione a un anno dalla laurea pari al 96,6%, che è tra l'altro anche tra i più alti rispetto alla media nazionale, che è comunque già molto molto alta perché si attesta al 91%, quindi è una delle lauree che ha degli sbocchi professionali che sono appunto prevalentemente quelli dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, di tipo, come dire, immediatamente con un riscontro. Il nostro è un corso con delle finalità ben precise, cioè i nostri studenti escono da questo percorso quinquennale con un elevato profilo professionale caratterizzato, sostanzialmente da una flessibilità ideativa e progettuale che sono caratteristiche ineludibili per chi vuole insegnare nella scuola, ma anche caratterizzato da creatività e da riflessività, perché il mestiere della maestra e del maestro, insomma, dell'insegnante in genere, ha queste caratteristiche, non può prescindervi. Sapete, ma lo ribadisco, che si tratta di un corso di laurea con numeri programmati dal Ministero e pertanto è, come dire, l'ammissione avviene a seguito di una prova selettiva. Alle notizie che abbiamo attualmente, che si svolgerà il 16 di settembre del 2020, e siamo in attesa anche dell'emanazione del bando, che è assolutamente a breve. Sarà pubblicato dal nostro Ateneo. Qui vado veloce per ragioni di tempo, poi potrete, chi è interessato, potrà fare delle domande in chat e risponderemo nell'arco di tutta la presentazione, anche oltre. Chiaramente chi è già in possesso di una laurea, ovviamente dovrà fare il test di ammissione, ma a seconda dei come dire, della carriera svolta, potrà avere un riconoscimento e quindi un ingresso a seconda dei crediti che gli verranno riconosciuti. La struttura del corso di laurea è particolare perché è articolata sugli insegnamenti, su laboratori, su tirocinio, che è per decreto ministeriale parte dal secondo anno, quindi secondo, terzo,
quarto e quinto, e si conclude poi con il progetto che accompagna la relazione finale del tirocinio insieme alla tesi di laurea. E ci sono poi chiaramente i crediti a scelta dello studente, la lingua inglese, perché appunto da decreto gli studenti devono possedere almeno il livello B2, e l'articolazione dell'offerta formativa è strutturata su attività di base, attività caratterizzanti che entrano nei saperi disciplinari, e poi chiaramente quelle inerenti la presenza a scuola di bambine e bambini con disabilità o con bisogni educativi speciali. L'obbligatorietà della frequenza c'è per i laboratori e per il tirocinio, benché chiaramente, essendo, come dicevamo, un corso di laurea professionalizzante, la frequenza è naturalmente consigliata anche per le lezioni. Perché iscriversi a Roma 3? Lo ricordava prima il nostro direttore, il professor Fiorucci. Intanto noi siamo all'interno di una tradizione, mai come in questo caso il termine tradizione va letto nella sua accezione positiva, perché veniamo dalla tradizione appunto della facoltà di magistero, quindi una lunga tradizione. Abbiamo maturato una longeva esperienza nell'ambito di scienze della formazione primaria, perché siamo presenti e attivi fin dall'emanazione del decreto nel 98 che ha dato vita a questo percorso di studi. Abbiamo dei docenti e dei tutor di tirocinio altamente qualificati, lo so che lo sto dicendo pro domo nostro, ma insomma poi avremo modo di dimostrarlo. Abbiamo una interazione con i nostri studenti assolutamente propositiva, per cui ascoltiamo molto le indicazioni che arrivano e cerchiamo nei vincoli della struttura ministeriale di apportare tutte gli accorgimenti che sono possibili. E poi appunto a maggior ragione abbiamo una presenza attiva di tutte le componenti del corso di laurea nel processo dello studio, dello sviluppo degli insegnanti, attraverso anche una fattiva collaborazione a livello nazionale e internazionale. Mi avvio a concludere. Naturalmente queste sono le ragioni per cui noi caldeggiamo la vostra iscrizione a formazione primaria. Permettetemi di aggiungere una cosa: è probabile che come studenti e come genitori che vi accompagnano vi stiate chiedendo se abbia senso e che senso possa avere iscriversi all'università in un momento difficile come quello che stiamo attraversando. Bene, vi posso assicurare poi su questo che io credo che gli studenti anziani dopo diranno delle cose, ma abbiamo sperimentato in questo momento di buio senso di comunità fortissimo, che veramente ci ha preservati. Quindi la comunità accademica non solo si è fatto trovare pronta, ma è stata un'esperienza importante. Ecco, immaginatevi adesso, come studenti che vogliono diventare insegnanti, che cosa significa questo. E quindi, con l'augurio di trovarci, noi metteremo in campo tutte le nostre risorse per far sì, lo stiamo già studiando, che si possano anche attivare i corsi in presenza. Seguiremo come tutti l'andamento nazionale e quello che ci verrà detto, ma insomma in qualsiasi modo faremo formazione ai più alti livelli. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al professor Fabio Bocci. E adesso ascolteremo la presentazione del corso di laurea triennale per il Nido e i servizi dell'infanzia, e lo presenterà la coordinatrice del corso, professoressa Anna Aluffi Pentini.
Vogliamo andare oltre e magari poi Anna ci raggiunge? Sente? Eccola, eccola. Buongiorno. Buongiorno Anna, grazie a te. Io cercavo di condividere le slides, ma non so se vedete me o le slides. Comunque, intanto inizio a parlare. Buongiorno a tutti. E come ha detto la collega La Rocca, io sono la coordinatrice di un corso, diciamo, nuovo del nostro dipartimento, il corso per educatori di nido e per la prima infanzia. Questo corso, diciamo, per quanto riguarda le motivazioni di questo corso, le motivazioni possibili per le quali voi potreste iscrivere a questo corso, beh, noi nel corso degli anni ne abbiamo sentite di diverse. Vorrei divertirmi con i bambini, mi piacciono i bambini, i genitori sono i genitori devono essere sostenuti, ho dei bei o dei brutti ricordi della mia infanzia, e trovo lavoro, non trovo lavoro, ho un nido sotto casa. Ecco, queste motivazioni sono tutte valide, possono essere considerate tutte valide o tutte non valide, a seconda di come voi poi nel corso degli anni, in questo corso, riuscite a rimetterle insieme, nel senso che in questi 3 anni voi vi formate e imparate a strutturare le vostre motivazioni e costruire una vostra professionalità specifica mettendole insieme e coltivando dei vostri interessi. Questo avviene, diciamo, in un quadro anche europeo di progresso, diciamo, dell'attenzione all'infanzia, perché nelle raccomandazioni, nelle ultime raccomandazioni del Consiglio d'Europa si sottolinea una visione della cura dell'infanzia come pilastro del benessere sociale. E questo, diciamo, si raccorda con il fatto che questo tipo di laurea, che è la laurea una laurea L19, in realtà vi abilita a lavorare sì con la prima infanzia, ma vi abilita anche a lavorare a tutti gli effetti come educatori. Quindi, diciamo, un benessere sociale che viene riconosciuto a livello europeo e che diventa in un certo senso un veicolo di promozione anche per la società tutta. Noi sappiamo che rispetto alle indicazioni dell'Unione Europea in merito alla disponibilità di posti degli asili, dei cosiddetti asili nido, noi siamo ancora diciamo sotto l'obiettivo di massima o di minima, a seconda come volete, che si è dato si è dato il Consiglio europeo, cioè di coprire almeno il 33% della potenziale utenza. Quindi, diciamo, dovrebbe essere un settore in espansione, anche compatibilmente al fatto che invece sappiamo che abbiamo una decrescita di natalità. Che cosa imparerete a fare? Sicuramente vi occuperete di educazione, di socializzazione, ma imparerete anche diciamo a saper individuare, a saper leggere i bisogni individuali, ad analizzare il contesto sociale nel quale i bambini vivono e a imparare a collaborare con le istituzioni che lavorano in rete sul territorio. E tutto questo dovrà evidentemente tener conto di un discorso anche di sostenibilità globale, quindi anche un'educazione all'ambiente per i bambini e per le loro famiglie. Quindi, diciamo, non si tratta solo di giocare con i bambini, di essere delle tate o dei tati di livello, ma di assumersi una forte responsabilità in termini proprio di costruzione di una società più sostenibile. Come farete questo? Lo farete appunto in diversi contesti, perché nel vostro corso di laurea, nel nostro corso di laurea, sono previsti dei soggiorni all'estero con il progetto Erasmus, è previsto l'apprendimento di lingue diverse dall'italiano, è prevista una particolare attenzione ai temi dell'interculturalità e quindi, diciamo, tutto il discorso della famiglia migrante come perno anche della nostra società
futura. Quindi il tema dell'accoglienza è un tema dell'accoglienza urbano e extraurbano, quindi diciamo abituarsi ad usufruire anche degli spazi e diciamo questa riflessione mai come in questo periodo è attuale, degli spazi all'aperto, quindi l'outdoor education, ma anche la possibilità di utilizzare degli spazi delle nostre città e di cominciare sin da subito a rendere i bambini partecipi della vita sociale delle città. Poi ci sono delle cose sicuramente più specifiche legate all'infanzia e che hanno dei risvolti pratici, cioè saper individuare rapidamente i bisogni di un bambino, saper distinguere le varie età del bambino. Dico una cosa banale, ma non è banale, perché a volte ci troviamo con una scarsissima pratica proprio dell'infanzia. Quindi nel tirocinio voi avrete a che fare con bambini di diversa età, perché il corso diciamo vi forma per lo 0-6, quindi non solo per i bambini piccolissimi, e diciamo in questa fase così importante della crescita dei bambini voi imparate a valorizzare i loro progressi, e quindi diciamo il vostro apprendimento è legato a tre dimensioni estremamente importanti: quella del sapere, ma quella del saper essere e del saper fare, quindi nella possibilità di integrare una consapevolezza vostra personale con dei dati e delle nozioni e delle conoscenze. Quindi le metodologie e gli strumenti che verranno messi a vostra disposizione cercheranno sempre di coniugare il fatto di coltivare un interesse per le conoscenze e un interesse anche quindi per la ricerca con il fatto di sapere agire operativamente e praticamente nella realtà. Per fare questo voi avrete un numero importante di ore di tirocinio, perché diciamo 14 crediti formativi del vostro percorso si concretizzano nel tirocinio interno di preparazione al tirocinio esterno. Al tirocinio esterno, quindi l'ingresso nelle strutture, il contatto con i bambini, il contatto con i professionisti che ci aiutano a formarvi e il contatto con le reti. Quali sono i temi, diciamo, anche nei quali voi vi imbatterete? Sono i temi della povertà educativa, della diversabilità, dell'interculturalità, del sostegno alla genitorialità e appunto della protezione e promozione dei diritti umani, dei diritti dell'infanzia. Oltre a diciamo a favorire un interesse precoce per la cultura, come vista anche come musica, come arte, come letteratura nei bambini molto piccoli, e l'educazione ambientale, già ne ho parlato, e in generale la promozione del benessere delle famiglie. Sottolineo l'importanza del lavoro di rete, cioè il fatto di essere consapevoli, di essere un perno tra servizi, utenza e comunità. Abbiamo visto in questa fase delicata quanto il tema della prossimità in realtà non sia scontato, perché abbiamo parlato di didattica a distanza, abbiamo visto come si sta vicini ai bambini e come è difficile sostenere i genitori a distanza, e quindi diciamo che il vostro lavoro mai come in questa fase richiede la capacità di dosare la distanza e la vicinanza, richiede di sapersi prendere cura dell'altro in modo intelligente, richiede una continua riflessività e anche fantasia, in modo da rispondere a dei bisogni umani che sono sempre uguali, ma in modo sempre diverso e appunto con fantasia. Infine, concludo, quello che speriamo che impariate è anche a divertirvi con i bambini, cioè oltre alla capacità di saper affrontare tutte le possibili problematiche, tutti i possibili disagi del bambino e della sua famiglia,
ecco, anche la capacità di mettervi in gioco divertendovi con i bambini e aiutandoli a crescere in modo sereno in qualsiasi circostanza. Grazie e spero di vedervi nei nostri corridoi quando saremo usciti dagli schermi. Grazie, grazie alla professoressa collega Anna Luffi Pentini. Adesso passiamo alla presentazione di due differenti corsi di laurea che saranno entrambi presentati dal professor Giuseppe Carrus. I due corsi di laurea sono Scienze dell'Educazione per Educatori e Formatori e Scienze dell'Educazione prevalentemente a distanza. Cedo la parola al collega. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Intanto, ringrazio tutti i ragazzi all'ascolto e i colleghi che mi hanno preceduto. Come diceva la professoressa La Rocca, il mio compito oggi è quello di questi due corsi di studio che fanno capo a un unico, diciamo, collegio, che sono i corsi di studio, diciamo, che caratterizzano un po' l'aspetto più tradizionale dell'offerta formativa del nostro dipartimento, cioè i corsi di studio per educatori e formatori. Inoltre, di questo dirò due parole tra un attimo, abbiamo un'offerta anche che si articola attraverso un corso di laurea svolto in modalità prevalentemente a distanza, che è appunto un corso di laurea in scienze dell'educazione online, SDE online lo chiamiamo noi con l'applicazione. Intanto due parole generali su questi corsi, sul nostro corso di studio. Dunque, il corso di studio in scienze dell'educazione per educatori e formatori, come dice il titolo stesso, è articolato in due grandi macro percorsi. Tra l'altro, se riesco a condividere lo schermo, ora provo, vi faccio vedere anche, ecco, non consentire, vediamo se funziona la condivisione dello schermo, grazie, grazie del feedback. Vi illustro, diciamo, brevemente la struttura e le caratteristiche di questi corsi. Siamo articolati su due percorsi: a chi è rivolto e che cosa propone in termini formativi il corso in scienze dell'educazione per educatori e formatori. Intanto è rivolto a preparare, a fornire e a introdurre nel mondo del lavoro professionisti che lavoreranno sia nell'ambito educativo e sociale, con un taglio prevalentemente rivolto alla scuola dell'infanzia, sia in un percorso che è il percorso per formatori, che invece è rivolto o più comunque mirato a formare professionisti che lavoreranno nel campo della formazione e quindi anche dell'educazione degli adulti. Questo in un'ottica ovviamente che parte dal principio che l'educazione, i processi educativi, l'apprendimento e in generale la crescita personale di ciascun individuo è un processo che si svolge lungo tutto l'arco, quindi inizia quando siamo piccoli ma non smette mai di procedere. Da questo punto di vista la nostra società, una società complessa, ha bisogno di formare persone, professionisti che siano capaci di gestire, sì, per in un'ottica di miglioramento evidentemente della società nel suo complesso e del miglioramento del benessere di tutti noi e delle persone. A chi è rivolto, con quali, diciamo, entità dialoga in attori? Gli sbocchi occupazionali che caratterizzano tutta l'offerta formativa del Dipartimento di Scienze delle Formazione sono degli sbocchi occupazionali molto alti. Il professor Bocci prima di me ricordava, no?
numeri particolarmente ieri per il corso di laurea in scienze della formazione primaria. Questa è una caratteristica, diciamo, comune un po' al nostro dipartimento, perché i numeri, diciamo, che periodicamente raccogliamo in base alla occupazione dei laureati ci dicono che si trova lavoro abbastanza rapidamente, abbastanza facilmente nel settore per cui, diciamo, ci si è preparati. Nel nostro caso, per quanto riguarda il percorso educatori, ovviamente noi dialoghiamo molto con le istituzioni educative, ma anche con le istituzioni sociali del territorio, quindi tutto quello che è il mondo, non solo dell'educazione, ma anche delle associazioni sul territorio, le pubbliche amministrazioni. Il percorso formatori è invece rivolto in particolare anche a un dialogo con il mondo della produzione, dell'impresa, perché i nostri laureati trovano poi e hanno poi la possibilità di andare a lavorare appunto negli ambiti della formazione e dello sviluppo delle risorse umane. Siamo molto attivi da questo punto di vista e cerchiamo di garantire sempre anche un dialogo a due vie con l'esterno, quindi dall'università e dall'accademia verso il mondo esterno, anche per esempio attraverso i tirocini. Cerchiamo di attivare convenzioni, accordi di tirocinio con appunto un po' tutti i protagonisti della società in cui viviamo, che possono essere poi delle occasioni non solo di apprendimento durante gli studi, ma poi anche di inserimento, in qualche modo di facilitazione dell'inserimento nel mondo lavorativo. È un percorso di apprendimento, qui adesso sul nostro sito web, ovviamente poi chi vuole può approfondire, può trovare un po' tutti i dettagli, anche fino alle singole materie che insegniamo, i singoli docenti, programmi, eccetera eccetera. Ovviamente non andrò io in questa, però ecco, lo trovate, trovate insomma tutte le informazioni utili da questo punto di vista. I requisiti anche di ammissione, perché spesso i ragazzi che escono dalla scuola e si apprestano a iscriversi all'università, a scegliere un corso di laurea, magari si fanno la domanda: ma sarà adatto per me, sarò portato per quel di percorso? Ecco, partiamo dal principio che la scelta, no, dell'università deve essere innanzitutto una scelta guidata dalla passione, dall'interesse. Tutti noi siamo portati per qualunque cosa. L'importante è fare e scegliere ciò che ci piace, ciò che ci appassiona, ciò che sappiamo che andrà a stimolare le nostre potenzialità e magari a porci anche delle sfide, quindi a sfidare in qualche modo le nostre capacità, a migliorarci continuamente. Quindi non esiste un corso di laurea troppo difficile o troppo facile, o non esiste un corso di studi che non è adatto a ciascuno di noi. L'importante è scegliere in maniera consapevole e scegliere ciò che siamo ragionevolmente convinti che ci piacerà. La cosa è che ovviamente, come praticamente quasi tutta l'offerta in ambito universitario in Italia, per iscriversi a un corso di studio bisogna fare una prova preselettiva. Nel nostro caso la prova selettiva non è vincolante, nel senso che c'è un test di ammissione. Qualora questo test non sia superato, allo studente vengono assegnati dei debiti, diciamo, formativi che dovrà colmare lungo il percorso, e questo facilita anche l'inclusione in qualche modo nei nostri corsi di studio anche di coloro che non sono, per qualunque motivo, non sono riusciti ad ottenere un punteggio altissimo al test di ammissione, però il test va comunque fatto. Chiudo, mi avvio alla conclusione, perché però voglio spendere due parole anche per canale particolare della nostra offerta formativa a cui accennavo in precedenza, che è il corso di scienze dell'educazione in modalità prevalentemente a distanza, che noi chiamiamo appunto scienze dell'educazione online. Qui vedete la pagina web di questo corso di studi, e anche qui ovviamente è una pagina
libera, raggiungibile anche dall'esterno, dal pubblico, per ottenere tutte le informazioni, è un'opportunità in più per tutti coloro che non avessero, spesso per esempio per esigenze lavorative o per esigenze logistiche residenziali, non hanno la possibilità di frequentare direttamente in presenza, in maniera assidua, l'abbiamo ovviamente capito anche tristemente l'emergenza che ci ha colpito nei mesi passati, che continua a colpirci, che le possibilità della tecnologia e dell'informazione e della comunicazione ci consentono anche di attivare dei percorsi. Il nostro dipartimento ha questa possibilità e il corso di laurea in scienze ed educazione online risponde esattamente a questo bisogno. Dal punto di vista dei contenuti, è un corso che non si differenzia in maniera particolare rispetto a un percorso classico in presenza, ad esempio, del corso, diciamo, per educatori, del percorso per educatori, del corso in presenza di cui ho parlato prima. Quello che cambia ovviamente sono le modalità, la frequenza delle lezioni. I corsi si svolgono quasi esclusivamente, diciamo in larga prevalenza, attraverso delle modalità online. Gli esami si fanno in una modalità che, diciamo, possiamo definire mista, comunque che richiede anche qui una buona capacità e una dimestichezza con le tecnologie dell'informazione. È anche un'occasione per chi decide di iscriversi a un corso online anche per perfezionare e per crescere dal punto di vista della dimestichezza proprio con le tecnologie e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione. Direi che spero, insomma, ho cercato di dire tutte le cose essenziali. Finisco col dire anche un po' gli ambiti anche di così approfondimento che troverete in questi corsi, che ovviamente hanno a che fare con tutte le discipline che in qualche modo contribuiscono ad aiutarci a capire come funzionano i processi educativi, come funziona l'apprendimento, come funziona la co-costruzione della conoscenza nelle nostre società. Per cui troverete docenti e discipline secondo un ampio spettro che copre praticamente tutte le scienze umane, sociali e del comportamento, quindi dalla pedagogia alla psicologia, alla sociologia, alla storia, all'antropologia, insomma tutte le, spero di, il diritto, spero di non dimenticare nessuno. Anche recentemente, così mi fa piacere anche ricordare un'iniziativa che coinvolge il nostro corso di studio, ma è un'iniziativa più larga, quindi lanciata dall'Ateneo proprio nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, che è rivolta al nostro corso di studio, ma un po' a tutti i corsi di studio del Dipartimento di Scienze della Formazione. Abbiamo lanciato, dall'anno prossimo ci sarà anche un insegnamento che specificamente è finalizzato ad approfondire i temi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Anche questo è un segno, insomma, di come le scienze dell'educazione in qualche modo proseguono una tradizione antica di costruzione, di accumulazione di un sapere, di una conoscenza che ha ovviamente secoli di storia alle spalle, però sono comunque al passo coi tempi e sono comunque proiettate verso il futuro. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030, come sappiamo, sono la sfida più grande che attende, che ci attende, che riguarda tutti noi, riguarda il pianeta nei prossimi 10 anni. E il nostro corso, il nostro dipartimento, il nostro Ateneo cercherà anche su questo di fornire ai nostri studenti, ecco, la possibilità di un percorso formativo e di un insegnamento dedicato specificamente a capire meglio questi obiettivi di sviluppo sostenibile, e dedicato a capire come ciascuno di noi, nel proprio ambito professionale, nel proprio ambito culturale, scientifico, può aiutare la società nel suo complesso, il mondo nel suo complesso, a migliorare, a progredire. Non cambieremo il mondo, non cerchiamo di cambiare il mondo, però appunto cerchiamo, come
il direttore Fiorucci ha ricordato prima citando Freire, cerchiamo di cambiare le persone, di migliorare le persone affinché poi le persone siano in grado di cambiare il mondo e di rendere il mondo un posto migliore per tutti. Ecco, grazie. Grazie, grazie al professor Giuseppe Carrus. E adesso chiamerei la professoressa Rosa Capobianco a presentare il corso di laurea per il servizio sociale e sociologia. Buongiorno a tutti, grazie Concetta e grazie a quanti sono in ascolto per questo orientamento un po' atipico del nostro dipartimento, però come hanno detto i miei colleghi, le sfide, le nuove sfide non ci spaventano, anzi hanno trovato in noi un dipartimento molto coeso e pronto a nuove, diciamo, sperimentazioni. Dunque mi presento nuovamente, sono Rosa Capobianco e sono la coordinatrice del corso di laurea interclasse in servizio sociale e sociologia. Spiego subito questa strana parola, interclasse. In realtà in questo corso di laurea coesistono due anime. Gli studenti che si iscrivono decidono da subito se seguire il percorso formativo della laurea in servizio sociale L39 oppure se intendono seguire il percorso formativo per la laurea in sociologia classe L40. Ovviamente sono due percorsi di studio che hanno molte cose in comune. Direi che quello che li accomuna è proprio un'area di formazione finalizzata ad assicurare una solida e condivisa preparazione di natura indisciplinare. Ci sono infatti 120 crediti comuni e obbligatori che riguardano sia discipline sociologiche, ma anche storiche, giuridiche, statistiche, psicologiche e linguistiche. I due corsi, quindi, in servizio sociale e sociologia, si differenziano per 60 crediti che sono molto specifici delle due discipline e in entrambi i corsi di studio sono previsti anche dei tirocini da svolgere per i laureati in sociologia presso enti di ricerca, mentre per i laureati in servizio sociale il tirocinio è svolto presso strutture comunali di servizio sociale, ma la cosa molto importante è che sono sempre affiancati in questa attività di tirocinio da un assistente sociale che li guida nel percorso formativo e che, come dire, li immette in questo lavoro che loro andranno a fare dopo la laurea. E dunque il corso di studio interclasse sia per servizio sociale che per sociologia intende formare professionalità che siano dotate di un bagaglio teorico, metodologico, ma anche tecnico ed esperienziale, in grado di consentire sia la lettura che l'analisi dei fenomeni sociali, ma anche la progettazione e la realizzazione di azioni strategiche o interventi contestualizzati che siano in grado di rispondere in modo appropriato ai principali problemi di natura sociale. Al termine del triennio, quindi dopo la laurea, coloro che hanno scelto il percorso formativo di sociologia potranno svolgere attività professionale come esperti di metodi e tecniche della ricerca sociale. Potranno essere impiegati anche nello studio, nell'analisi dei problemi sociali connessi con la programmazione dei servizi alla persona, con la gestione del territorio, con lo sviluppo di attività formative o anche, infine, con la realizzazione di servizi socioculturali. Mentre coloro che sceglieranno il percorso formativo in servizio sociale potranno lavorare come assistenti sociali. E l'assistente sociale, come è noto, è un professionista che prende in carico e guida individui e famiglie in difficoltà con problemi sociali e lavorativi e fa un po' da interfaccia tra l'individuo, la famiglia e
il mondo del lavoro o la società in cui devono, con cui devono interagire. E quindi prevalentemente l'assistente sociale si occupa di problematiche di soggetti che hanno disabilità fisiche e mentali, anziani non autosufficienti, minori a rischio, in generale persone svantaggiate. Come si accede alla professione di assistente sociale? Al termine della laurea, lo studente interessato deve svolgere un esame, deve partecipare ad un esame di Stato. E la cosa molto importante, Roma 3, il nostro dipartimento, è sede degli esami di Stato, quindi è un percorso, quello dell'assistente sociale, che lo studente comincia a Roma 3 e che può portare avanti. Come primo step c'è la laurea triennale a cui fa seguito l'esame di Stato e poi, lo dirà la mia collega successivamente, c'è anche la possibilità di iscriversi alla laurea magistrale e alla fine del biennio fare l'esame di Stato per assistente sociale senior. Quindi un percorso, ripeto, che comincia e finisce a Roma 3, che si completa presso il nostro Ateneo. Una cosa molto importante, una novità molto importante a partire da questo anno accademico è l'eliminazione del numero di studenti che possono iscriversi. Fino all'anno scorso era possibile soltanto per 150 studenti iscriversi al corso di laurea interclasse. Questo numero chiuso è stato eliminato e quindi tutti coloro che saranno interessati a questo corso di laurea potranno iscriversi e cominciare le lezioni a partire da ottobre. È stato già detto dai miei colleghi, ma lo ribadisco, ci sono due date e sono in particolare il 26 agosto e il 16 settembre e lo studente da casa potrà svolgere il test. Un'altra novità molto importante per, diciamo, favorire l'ingresso all'università è l'eliminazione della tassa per il pagamento, diciamo la tassa di 10 euro che fino all'anno scorso era necessaria per poter affrontare questi test di orientamento. Quindi è il caso di dire che l'Università Roma 3 apre le porte a tutti coloro che sono interessati a proseguire gli studi dopo la scuola superiore. Ovviamente si potrebbe anche non effettuare il test d'ingresso, ma questo comporta il 100% degli obblighi formativi da parte dello studente e quindi è un'opzione da prendere in considerazione veramente con le molle. Questa brevissima chiacchierata è ovviamente molto generale, tante informazioni più approfondite le troverete sulla pagina web del nostro corso di laurea e troverete le indicazioni di tutti gli insegnamenti divisi nei semestri e nei tre anni. Troverete anche i docenti che sono preposti all'insegnamento dei corsi, nonché gli obiettivi formativi. Vi invito quindi a consultare la pagina web del corso di laurea, a contattare la segreteria perché saremo sempre disponibili a dare a voi le informazioni necessarie. Dunque spero che questa breve chiacchierata sia stata d'aiuto per chi ha già pensato di iscriversi al corso di laurea interclasse e perché no, abbia stimolato la curiosità e l'interesse di chi invece è ancora un po' titubante e non ha effettuato la scelta. Per tutti quanti spero di potervi rincontrare ad ottobre, quando comincerà il nuovo anno accademico e per il momento un in bocca al lupo per gli esami di Stato e buone vacanze. Ho terminato. Grazie, grazie Rosa, davvero accogliente, davvero accoglienti tutti i colleghi che hanno presentato i corsi di laurea triennale, che riteniamo possano essere quelli di maggiore interesse per i ragazzi che ci stanno seguendo in questa diretta. Però per completezza di informazione abbiamo deciso di offrirvi una panoramica anche di quelli che sono
i corsi di laurea magistrale che vengono offerti dal nostro dipartimento. Sto condividendo delle slide, vorrei sapere se sono riuscita nell'intento. Si vedono queste slide che ho condiviso? Vedo solo Rosa. Rosa, si vedono le slide? Sì, perfetto, comprendo. Allora posso andare avanti. Dunque, noi naturalmente oltre ai corsi di laurea triennale, come anticipava la collega Rosa Capobianco, offriamo anche dei corsi di laurea magistrale. I corsi di laurea magistrale rappresentano, che una volta venivano definiti lauree specialistiche, rappresentano un titolo accademico di secondo livello ed hanno come principale finalità l'accesso all'insegnamento scolastico, alle sezioni senior degli albi professionali e alla maggior parte dei concorsi pubblici. Quindi alla laurea magistrale si accede, che dura 2 anni, si accede con il diploma di laurea triennale. Naturalmente a questo discorso, in questo discorso non può essere inserita la laurea in scienze della formazione primaria, che come descriveva prima il coordinatore Fabio Bocci, è di per sé un corso di laurea magistrale, infatti dura 5 anni, è come se fosse, diciamo, un 3 più 2, ma in realtà è un ciclo unico. Nel nostro dipartimento abbiamo 2 grandi contenitori, diciamo così, di corsi di laurea magistrale, ovvero il corso di laurea magistrale in coordinatore dei servizi educativi e dei servizi sociali, che contiene al suo interno 2 curricula, l'educatore professionale coordinatore dei servizi e il management delle politiche e dei servizi sociali. E poi abbiamo l'altro corso di laurea magistrale, titolato Scienze pedagogiche e Scienze dell'educazione degli adulti, all'interno del quale vi sono altri 2 curricula, le scienze pedagogiche e le scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua. Bene, diciamo che io la presentazione dei corsi di laurea magistrale la termino così, perché è soltanto una descrizione per completare appunto l'informativa sulla nostra sull'offerta formativa del nostro dipartimento. Ma interrompo subito questa mia breve descrizione perché ho veramente il piacere di lasciare la parola a 2 delle nostre studentesse, che sono Angela Renzitelli e Miriam Floris, che si presenteranno da sole. E quindi io cederei la parola per prima alla studentessa Angela Renzitelli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Non vi nascondo che dopo aver fatto la giornata di Open Day in sede, oggi mi fa uno strano effetto ritrovarmi dietro lo schermo. Ma penso che questo sia il sintomo, una palese dimostrazione del fatto che Roma 3 è attenta ai bisogni dell'istruzione anche in un periodo così strano per tutti noi. Avendo non molto tempo a disposizione, ci tengo a chiudere un po' il cerchio del discorso riprendendo un passaggio fatto all'inizio dal professor Fiorucci. Il professor Fiorucci ci parlava di scelta. Quindi io, da studentessa della magistrale che ha fatto anche il percorso triennale sempre a Roma 3, ci tengo ad invitarvi a rivoluzionare un po' questo periodo che stiamo vivendo, un periodo fatto di forte incertezza, nessuna certezza nel futuro, un periodo che ci ha visti tutti sconvolti, le nostre abitudini, la nostra quotidianità. E io quindi invito tutti a fare in modo che questo periodo sia un periodo per ognuno per riflettere su quale sia veramente la propria strada universitaria da intraprendere, così da arrivare ad una scelta consapevole. Una scelta consapevole che serva a creare noi studenti nuovi, i cittadini del futuro. E quindi io attualmente sono una studentessa del corso di laurea di educatore professionale e coordinatore dei servizi educativi
credo che tutti coloro che intendono iscriversi a questo dipartimento saranno tutti futuri educatori e quindi abbiamo tutti una forte responsabilità, una responsabilità talmente forte che deve essere ugualmente forte il senso di appunto avere, essere consapevoli della scelta di studio che si intraprenderà. Da studentessa vi dico che l'università, soprattutto Roma 3, dà davvero tantissime possibilità di socializzazione, di crescita proprio come persone. Sfatiamo il mito che l'università è fatta solo di numeri, solo di voti, che i professori non vi chiameranno mai per nome. Questo a Roma 3 non succede. I professori cercano il dialogo quotidiano con noi studenti, apprezzano le nostre proposte e le accettano facendole diventare veramente cose concrete all'interno del dipartimento. E, tra le tante opportunità che offre l'Università Roma 3 e nello specifico il nostro Dipartimento di Scienze della Formazione, c'è sicuramente la possibilità di affiancare alla teoria una forte pratica, molte ore di tirocinio. E parlo per mia esperienza personale, l'esperienza di tirocinio è diventata anche esperienza lavorativa, proprio perché ho colto le parole del mio professore di tirocinio che mi diceva non vedere il tirocinio come una perdita di tempo. È stato proprio così, attualmente sono una studentessa di laurea magistrale che lavora grazie all'esperienza di tirocinio fatta durante il percorso di laurea triennale. Oltre all'esperienza di tirocinio, l'università offre anche la possibilità di partecipare a delle borse di collaborazione e quindi di poter lavorare all'interno dell'università, come è nel mio caso da ormai 3 anni. Quindi ecco, io oltre che fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli studenti e a tutti coloro che ci stanno ascoltando per questo nuovo percorso che andranno ad intraprendere, ci tengo veramente ad invitare tutti a non farsi scoraggiare da questo strano periodo che stiamo vivendo, anzi di vedere l'opportunità universitaria come un modo per rivoluzionare un po' queste giornate fatte di monotonia, di punti interrogativi. Quindi un forte in bocca al lupo, un grazie ai professori che ci hanno spiegato sempre in maniera così esaustiva ma semplice il nostro dipartimento, in cosa consiste. Grazie a tutti e buona giornata. Microfono. Miriam, il microfono. Si era vista per un attimo, si era vista Miriam, però. Ci siamo, perché questo computer è un po' lento. Ora perfetto. Niente, stavo appunto dicendo che sono molto emozionata, quindi niente, tutto torna. E sono Miriam Floris, del 4º anno di formazione primaria, tra l'altro sono anche una delle vostre, appunto, delle rappresentanti del Dipartimento degli Studenti di Scienze della Formazione. Ed ecco, ho l'opportunità di chiudere un po' questo cerchio. E penso che il coordinatore del mio corso di laurea all'inizio aveva appunto detto perché iscriversi all'università. Penso che l'università, soprattutto in questo momento storico, sia proprio la migliore opportunità per cambiare noi stessi e proprio la società in cui siamo immersi. E questo si vede proprio dalla stessa concezione, dall'aria che si può respirare all'interno del nostro dipartimento. Soprattutto in questo periodo di emergenza, io ci tengo a condividere con voi che ci ascoltate, posso comprendere il vostro senso di smarrimento, perché comunque era così quando appunto non eravamo in una situazione così complessa. Lo era per me, immagino adesso per voi. E noi abbiamo vissuto questa emergenza, lo posso dire da studentessa e da studentessa che frequenta anche i luoghi istituzionali, come veramente una comunità. Su tutti i punti di vista noi veramente abbiamo condiviso ogni passo e l'hanno detto all'inizio, noi studenti sono state accolte tutte le proposte che noi abbiamo fatto, siamo stati accompagnati come componente studenti e come singoli.
perché soprattutto è anche questa la cosa che volevo condividere, cioè i professori del nostro dipartimento sono professori che riconoscono l'importanza dell'unicità dell'individuo, e veramente io mi sono sentita accompagnata da dei grandissimi professori e da questa bella comunità che si è creata e che si è rafforzata in questo periodo di grande difficoltà. Abbiamo delle super persone veramente anche in segreteria, nella segreteria didattica, nelle segreterie, che hanno dato veramente il massimo e fanno veramente di tutto ogni giorno per venire incontro a ogni necessità degli studenti, e nessuno in questa emergenza è stato lasciato da solo, quindi io penso di poter parlare veramente con grande consapevolezza della competenza professionale e veramente anche della forza umana che c'è all'interno del nostro dipartimento. E volevo condividere appunto con voi una frase di Antonio Tabucchi in cui si dice: un luogo non è mai quel luogo. Quel luogo siamo un po' anche noi, in qualche modo senza saperlo ce lo portavamo dentro e un giorno per caso ci siamo arrivati. Ecco, io spero che veramente, come succede per me e per gli altri studenti di scienze della formazione, voi possiate sentirvi la persona giusta nel luogo giusto, per veramente in questo modo dare una svolta positiva ai problemi che ci circondano, personali e della comunità. E spero veramente di potervi incontrarvi il prima possibile, al più presto, e che possiate sfruttare anche questo momento di smarrimento proprio per mettere alla prova voi stessi e tirare fuori il meglio di voi. E niente, ci tenevo solamente a dire questa cosa, sono molto emozionata, non so effettivamente quanto sia arrivato il messaggio, però siamo veramente, abbiamo molta fiducia in voi, perciò mettetecela tutta e vi aspettiamo. Grazie. Grazie. Grazie, grazie cara Miriam, grazie cara Angela. Io direi che abbiamo chiuso veramente in modo bellissimo questa giornata che abbiamo dedicato alla presentazione del nostro dipartimento, perché dare voce agli studenti è proprio una delle nostre priorità e ci auguriamo davvero che Roma 3 possa essere e il nostro dipartimento possano essere proprio quel luogo in cui arrivare del quale ci parlava Miriam. E vedo i colleghi collegati, vogliamo fare un saluto collettivo per salutare le persone che ci stanno seguendo e ribadire il fatto che siamo pronti ad accogliere tutti coloro che ci sceglieranno per proseguire il loro percorso di formazione. Grazie, grazie a tutti. Grazie, vi aspettiamo. Un caro saluto a tutti, grazie a Francesco Agrusti che ha curato la regia, e grazie a tutte le segreterie, a tutte le colleghe che hanno risposto e che risponderanno e ci hanno accompagnato. Grazie alle nostre studentesse. Grazie a tutti, ciao, vi aspettiamo, riposatevi d'estate e tornate belli carichi per iniziare l'università. Grazie ancora a tutta l'organizzazione di Roma 3, a Francesco Agrusti che con tanta pazienza ci ha diretto in questi giorni, e un benvenuto a quanti vorranno iscriversi da noi, vi aspettiamo, buone vacanze. Ciao. Ciao a tutti.